In internet si trovano molte disposizioni testamentarie e c'è da divertirsi leggendo testamenti curiosi, ilari e altri addirittura assurdi. C'è chi ha lasciato l'eredità alla moglie dietro condizione. Uno, per esempio, al quale la moglie proibiva sempre di fumare, ha disposto che la vedova avrebbe potuto ricevere l'eredità solo se anche lei iniziava a fumare 5 sigari al giorno. Il poeta tedesco Heinrich Heine, invece, lasciò tutta la sua eredità alla moglie a condizione che lei si risposasse e giustificò la sua richiesta dicendo: "Così ci sarà almeno un'altra persona", riferendosi al futuro marito, "che rimpiangerà la mia morte". Molti lasciano in eredità le loro ricchezze e i loro animali domestici. La storia di eredità giudicata in internet come la più stupida è quella del milionario e produttore cinematografico Roger Dorcas, che ha lasciato tutti i suoi 65 milioni di dollari al suo amato cane Maximilian e alla moglie lasciò solo un centesimo. Tutto era stato redatto secondo la legge, con documenti come per gli esseri umani. Sembra che la moglie, rimasta vedova, abbia allora sposato il cane, così che, dopo la morte del cane, ereditò tutto, non avendo il marito cane defunto lasciato testamento. Altri, per fortuna, lasciano le loro eredità in favore di enti di beneficenza e di ricerca. Famoso è il caso dei Bill Gates e altri che hanno dato vita al progetto The Giving Pledge, la promessa di donare, dove grandi milionari come Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, il fondatore della CNN, il banchiere David Rockefeller e molti altri, si impegnano a donare metà delle loro ricchezze in beneficenza. Oppure il caso di Alfred Nobel, inventore della dinamite e fabbricatore di armi, che non ha voluto essere ricordato come un mercante di morte, ma mecenate della ricerca e progresso, creando così il premio Nobel. Alcune disposizioni testamentarie, per fortuna, non sono state eseguite, come per esempio quelle di Virgilio o di Franz Kafka, che volevano che fossero date alle fiamme le loro opere. Per fortuna non sono stati esauditi, altrimenti l'umanità avrebbe perso dei capolavori mondiali. Oltre ai testamenti che lasciano in eredità beni materiali, si trovano anche molti testamenti spirituali, dove persone al termine della loro vita lasciano dei messaggi alle persone che hanno conosciuto e amato. Nelle loro ultime parole riassumono quello che è stata la loro vita e la loro visione del mondo. Per esempio, il testamento letterario di Giacomo Leopardi, condensato nella sua poesia La Ginestra, è il riflesso della sua visione pessimista della vita, dove sostiene che la ragione vanifica ogni illusione di progresso e la natura viene rappresentata fino alla fine come nemica. Per fortuna ci sono altri testamenti che sono una linfa di amore e pieni di una profondità spirituale. Tra questi il testamento spirituale di San Paolo VI o di Bartolomeo Sorge o anche quello di padre Antoine Sondag, un prete scomparso nel 2020, che si trova il suo video, il suo testo in internet. Il più grande, bello, profondo testamento spirituale di tutti è senza dubbio quello di Gesù, che ha pronunciato nella notte dell'ultima cena e del quale abbiamo ascoltato un breve passaggio nel Vangelo di oggi. Sono parole piene di tenerezza e bellezza. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Cosa ci lascia Gesù in eredità come sintesi della sua vita? Il comandamento dell'amore: amatevi gli uni gli altri. Non un nuovo comandamento da aggiungere ai tanti che già ci sono, ma un comandamento nuovo che
fa nuove tutte le cose. Quella novità di cui abbiamo sentito parlare nella seconda lettura dell'Apocalisse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Amare non è una novità, da sempre l'uomo ha amato o cercato di amare. La novità di Gesù riguarda il modo di amare, come io ho amato voi. Noi generalmente concepiamo l'amore come reciprocità. Io ti amo, ma anche tu mi devi amare. Ci si aspetta sempre un ritorno, una corrispondenza. Amare come Gesù invece è amare disinteressatamente, fino al punto di amare i nemici o quelli che gli fanno del male, come fece Gesù con Giuda, che ha continuato ad amarlo anche se lo stava consegnando a morte. Amare coloro che ci amano sono capaci tutti. Amare tutti, anche coloro che non ci amano, questo è il segno di riconoscimento dei cristiani. Non la circoncisione, la tessera, l'uniforme, ma amare come Gesù, senza aspettarsi nulla in cambio. E voi avete già fatto il vostro testamento? Non tanto quello che riguarda le disposizioni sui beni materiali, quello è meno importante, ma il testamento spirituale. Che cosa lasciamo agli altri del nostro passaggio in questo mondo? Penso che ci siano tre cose che non possono mancare nel nostro testamento spirituale. Primo, il ringraziamento. Dobbiamo innanzitutto ringraziare Dio e poi tutti quelli che abbiamo incontrato nella nostra vita, per ogni giorno donato, per ogni gesto, parola, sorriso, aiuto. Secondo, chiedere perdono. Dobbiamo chiedere perdono a Dio e a tutti per il male fatto e per il bene che non abbiamo fatto. Terzo, perdonare. Dobbiamo perdonare ogni male e offesa ricevuti. Lasciamo questo mondo riconciliati con tutti. E dopo aver lasciato tutto in questo mondo, prepariamoci a ricevere l'eredità preparata per noi da Dio nel suo regno. Roger Dorcas, che ha lasciato i 65 milioni di dollari al suo cane, così come i molti che lasciano l'eredità ai loro cani e niente ai bisognosi, dimostrano solo che i più bisognosi di tutti sono proprio loro.